Buongiorno amici di Nova News 24, c'è posta per te. Abbiamo visto ieri sera un Massimo Ranieri molto commosso. La sorpresa dei figli alla signora Enza fanno strappare una lacrima, c'è posta per te. Anche a Massimo Ranieri, grande artista, cantante e soprattutto anche attore. Chiara, Fabrizio e Angela fanno una sorpresa alla mamma Enza, c'è posta per te dopo la morte di papà. Ti abbiamo dato per scontata, queste le parole ovviamente dei figli. La puntata di C'è posta per te si conclude con un sorriso che tre figli regalano alla loro mamma, grazie proprio all'arrivo in studio del suo idolo, che ovviamente è Massimo Ranieri, l'uomo che con le sue canzoni ha scandito la storia d'amore con suo marito, purtroppo deceduto qualche tempo fa per una brutta malattia. Scende le scale e si commuove per la loro storia che gli fa ricordare anche la sua mamma. Allo stesso modo si commuove Maria De Filippi, che non riesce a trattenere le lacrime proprio nel leggere la toccante lettera che i tre figli hanno scritto a Enza. Proprio Maria De Filippi, che solitamente riesce ad essere molto cinica in quello che fa, questa volta perde un po' la bussola e si commuove. Enza è emozionatissima nel poter abbracciare Massimo Ranieri. La donna rimane anche senza parole per i bellissimi doni che il cantante ha deciso di fare alla donna, tra cui un anello di 3 ori, come tre sono i suoi figli. Enza è emozionatissima nel poter abbracciare Massimo, la donna rimane proprio senza parole per i bellissimi doni che Massimo Ranieri porta. E proprio durante il racconto Maria De Filippi sottolinea che cercano in qualche modo i figli di rallegrare la mamma nonostante la perdita del marito. Massimo Ranieri, strappando un sorriso alla signora, ricorda come detto la sua mamma e si mette a piangere. Dice: "Sono passati 4 anni per me, ma è come se fosse successo ieri. Io ancora considero questo poco tempo." Amici di Nova News 24, vogliamo sapere cosa ne pensate della storia di Enza e dell'arrivo di Massimo Ranieri. Intanto, se vi è piaciuto questo articolo, mettete il pollice in su e seguiteci sempre su Nova News 24.